Gregory ha scoperto che ogni tipo di vibrazione andava a configurare il DNA umano. Risponderemo con dei video in risposta a tutti i commenti che scrivete. Quando tu ascolti una musica, se ascolti una musica cantata, in questo caso tu anche canti, no? Sì. Ok. Vai a creare una strofa dove hai il sottofondo musicale e poi hai delle parole che si accordano per il tuo orecchio e per i tuoi studi a un'armonia che tu stesso senti. Quindi crei quel tipo di suono. Sì. Questo tipo di suono, attualmente alcuni strumenti sono sintonizzati a 440 Hz. Esatto. Ok, in antichità, prendi Beethoven, Mozart e qualche brano dei Pink Floyd, sono armonizzati a 432 Hz. Perché? Perché avevano una frequenza armoniosa. Ricorda sempre l'esperimento della vibrazione con l'acqua e il ghiaccio, no? Loro sapevano che un pianoforte accordato a una determinata frequenza faceva vibrare le tue molecole d'acqua. Dentro il tuo corpo tu ne hai 70% d'acqua, quindi la tua acqua vibrava in modo positivo. Ora, se tu affianchi a queste vibrazioni l'espressione verbale in modo positivo, cosa avviene? Che tu hai fatto una canzone talmente positiva che quando l'ascoltatore, e in questo caso anche te che la ricomponi e la riascolti, la assimili, non è che colpisce solo la tua mente perché hai delle parole belle, ma colpisce anche il tuo sistema di vibrazione atomico, che a sua volta si lega all'acqua che è dentro il corpo, al tuo cervello e alla tua anima, perché la tua anima è energia. Quindi ti vai a allineare a un livello di vibrazione molto più alto, che non è i 440 Hz che utilizzano tutti, è 432. E piano piano, quando tu ti inizi a risvegliare in quel tipo di vibrazione, comprendi che ci sono delle parole e degli strumenti musicali che ti permettono di fare dei sbalzi evolutivi a livello quantistico,